No, questa mattina a Cremona ha una settimana delle primarie per lanciare, anche per lanciare la sua candidatura. Le ragioni di questa candidatura e poi crede di farcela? Sì, penso assolutamente che ci sono le condizioni per farcela. È fondamentale che tanti elettori del Partito Democratico domenica vadano a votare alle primarie, è fondamentale per dare un bel segnale forte nei confronti della maggioranza di destra, di questo governo che ci sta portando purtroppo indietro dal punto di vista economico, sociale, sta facendo delle scelte pericolose. Il Partito Democratico è fondamentale per l'alternativa, quindi migliaia di persone ai gazebo a sostenere la nuova stagione del PD servono all'Italia innanzitutto. Io penso che noi abbiamo una proposta forte, una proposta unitaria, una proposta che unisce le diverse esperienze che fanno il Partito Democratico per impegnarle in una nuova stagione fondamentale per le sfide che l'Italia ha davanti a sé, in particolare le prossime elezioni europee e questa crisi che il governo non sta affrontando, anzi sta in qualche modo aggravando con le scelte economiche che stanno compiendo. Ecco, a leggere le ultime dichiarazioni però sembra che l'unità sia più che altro un obiettivo. Zingaretti dice che lei è l'uomo delle sconfitte, Giachetti dice che non resterebbe a qualsiasi costo, lei dice che se vincesse riprenderebbe in squadra. Com'è possibile squadrare questa? Sono l'unico che ha fatto per tempo una proposta unitaria. Io so che da lunedì prossimo noi dobbiamo lavorare tutti insieme. Continuo a ripetere che i miei avversari non sono Giachetti e Zingaretti, sono Di Maio, Salvini e questa destra pericolosa. So che posso offrire a tutti un percorso di impegno unitario dove nessuno fa un passo indietro, ma tutti facciamo un passo in avanti. Questa è la caratterizzazione forte della mia proposta per il PD. Senza l'unità delle nostre forze non c'è l'alternativa a questa destra. Sono tra i candidati sicuramente quello che più di tutti, anche in questi mesi, ha cercato di lavorare per l'unità del PD, anche per le coalizioni che abbiamo portato alle regionali. Stiamo discutendo della Sardegna. Questi mesi ho lavorato tanto perché in quella regione si avesse una coalizione così aperta come quella che abbiamo avuto, quindi so come si fa questo lavoro, so che non basto e quindi è un lavoro che dobbiamo fare assolutamente insieme tutti. Senta, quale PD e quale centro-sinistra potrebbero nascere in questa stagione? Per esempio un PD che riapre a quelli che, per citare Zingaretti o Giachetti, lo hanno distrutto, che apre i 5 Stelle? No. Che non apre i 5 Stelle, perché noi siamo alternativi in maniera chiara, inequivocabile, sia ai 5 Stelle che alla Lega. Io lavoro a un Partito Democratico che abbia una sua agenda sociale molto forte, a partire dal lavoro, dai temi dell'occupazione, dai temi dello sviluppo sostenibile. Dobbiamo fare una battaglia per la nuova Europa, contro chi vuole distruggere l'Europa, sapere che l'Europa è l'unica possibilità che abbiamo per garantire ai nostri concittadini una vera sovranità, una vera protezione. Dobbiamo discutere di come si fa in questo paese un fisco più equo, dobbiamo ragionare bene del diritto alla salute, del diritto all'istruzione, dobbiamo fare riprendere anche una battaglia di cambiamento dello Stato per avere uno Stato più efficiente. E io penso che la riforma della Costituzione che noi abbiamo proposto agli italiani aveva una ragione che va rivendicata, perché lo Stato così com'è non regge più. Abbiamo sbagliato probabilmente il modo, ma non la proposta. E queste battaglie vanno riprese, perché il cuore della sfida del PD è una visione dell'Italia moderna, per un'Italia più giusta, più equa, che riparta da alcuni temi centrali che per me sono quelli sociali. Ecco, un'ultima domanda, come legge i voti in Abruzzo e in Sardegna? Li leggo come un'inversione di tendenza per noi positiva, ma come un punto di partenza, non certo come un punto d'arrivo. Io penso che non basta neanche, diciamo, richiamarsi al centro-sinistra degli anni passati, perché va cambiato proprio l'idea anche di coalizione, molto più civica, molto meno legata a formule, diciamo, romanocentriche. So una cosa, che dove il Partito Democratico fa un lavoro aperto, crescono le coalizioni e cresce il PD. E questo è il lavoro che dobbiamo riprendere a fare, come abbiamo fatto in tante città, da Milano, Brescia, ad Ancona, Brindisi, e anche le due regionali di Abruzzo e Sardegna ci indicano questa inversione di tendenza con un crollo
verticale dei 5 Stelle che alla prova del governo stanno dimostrando all'Italia di non sapercela fare, di non riuscire a farcela, perché è troppo distante la propaganda dalla realtà. Grazie mille.